Diverse settimane di riflessione ed ecco il nome del Partito Democratico, sceglie Manuela Di Pasquale, una donna sicuramente con tanta voglia di dare a questa città. Beh, è stato un percorso importante anche perché dobbiamo dare delle risposte importanti alla città e un senso di concretezza e di azione. Credo che questa scelta, questa grande unità che si è costituita intorno alla mia persona è la giusta risposta ai problemi della città. Quali sono gli intenti principali di Manuela Di Pasquale? Essere un sindaco della gente, stare tra la gente, quindi io penso che la mia prima parte dell'amministrazione sarà ascoltare i problemi che hanno i cittadini germani. La sua candidatura arriva in un momento in cui la donna a livello nazionale è un po' tartassata, ecco, come reagire a questa situazione? Beh, non è un periodo facile per la donna, molto conta l'immagine che si dà delle donne, l'esempio che noi diamo alle giovani, alle nuove generazioni, soprattutto al femminile, però credo che ci sono accanto ad immagini non piacevoli anche grandi figure di donne. Io vorrei rimanere, essere per Teramo una grande figura di donna. Sarà una grande battaglia con l'attuale sindaco Maurizio Bruchi, pensa di farcela? Mi distinguerà un modello Teramo fumoso, mi sarà distinta da un'attività di concretezza, quindi di cose serie e impegno per realizzarle. Cosa non farebbe mai di ciò che ha fatto il sindaco Brocchi? Essere lontano dalla gente. Quindi a suo parere la vicinanza alla gente è la cosa più importante ed è questo che farà? Per me la vicinanza alla gente non è solamente ascoltare i problemi della città, ma anche andare a combattere nei luoghi, nei posti per dare delle risposte, cioè problemi che riguardano la governance della Tercas, la governance delle ASL che ha sempre persone che non sono di qua, il rapporto con gli enti tipo l'università, tipo lo zooprofilattico, tipo l'osservatorio, combattere per conservare e dare un ruolo importante a queste grandi ricchezze che abbiamo nel territorio, perché la relazione con queste potrà essere anche progetti di sviluppo economico per il territorio. Per me la gente è tutto questo. Chi la voterà a suo parere? Penso tutti.